Bene, eccoci dunque arrivati nel corso del nostro bel viaggio alla seconda parte di questa tappa dedicata al ripasso della parola mole. Allora, adesso vogliamo provare a rispondere alle domande degli studenti, naturalmente sempre solo essenzializzando i concetti. Vediamo un po'. Che cos'è la mole? Tante cose quante ci sono nel carbonio o un numero di Avogadro di cose? Questa è davvero una gran bella domanda, perché in realtà nel corso dei secoli sono state adottate entrambe le definizioni. Quando fu introdotto il termine mole, poco dopo la metà del secolo scorso, la sua definizione ufficiale era questa. La mole è una quantità di sostanza di un sistema che contiene tante unità elementari quanti sono gli atomi presenti in 12 grammi di carbonio 12. Vi ricordate? Nella prima parte di questa sintesi 5A abbiamo detto che questa è proprio stata l'idea brillante da cui sono partiti gli scienziati per riuscire a contare le particelle submicroscopiche, calcolando quante ne sono contenute dentro un sacchetto dell'ordine di grandezza dei grammi e dunque visibile e pesabile ad occhio nudo. Ma non dentro un sacchetto qualunque, bensì dentro un sacchetto ben specifico che ha un peso in grammi uguale al numero di massa relativa, proprio di quella specifica particella in questione. E abbiamo visto che, dopo aver iniziato, naturalmente, dall'atomo più piccolo, e cioè l'idrogeno, si sono concentrati poi sul carbonio, che ha un rilievo simbolico particolare per il suo ruolo cruciale nella vita sulla Terra, e hanno effettuato le stime di quanti atomi fossero contenuti in questi due sacchetti virtuali. Un sacchetto dell'isotopo 1 dell'idrogeno che pesa un grammo, perché 1 è la massa relativa di questo stesso isotopo, e un sacchetto dell'isotopo 12 del carbonio che pesa 12 grammi, perché 12 è la massa relativa di questo stesso isotopo. E dunque, un grammo di idrogeno 1 diviso per la massa assoluta di un singolo atomo di idrogeno 1 uguale 6.022 per 10 alla 23 atomi di idrogeno 1 contenuti in questo sacchetto. 12 grammi di carbonio 12 diviso per la massa assoluta di un singolo atomo di carbonio 12 uguale 6.022 per 10 alla 23 atomi di carbonio 12 contenuti in questo sacchetto. Ok, allora, non c'è dubbio che dentro 12 grammi di carbonio 12 si è contenuto in effetti questo numero ben preciso di atomi di carbonio 12. Ed ecco perché all'inizio, invece di dire che la mole è questo numero enorme, difficile anche solo da pronunciare, si diceva che la mole è il mucchio di entità contenute, per esempio, qui, proprio in questo sacchetto di 12 grammi di carbonio 12. Cioè, per esprimere le unità contenute dentro la mole si usava un esempio, un po' come se per esprimere le unità contenute dentro la dozzina dicessimo così. La dozzina è una quantità che contiene tante unità quante sono quelle contenute in 730 grammi di uova del tipo large.
E siccome le uova large hanno una massa intorno a 60 grammi, dentro 730 grammi di uova large ci sono 730 diviso 60 uguale 12 uova large. E perciò dentro una dozzina ci sono 12 unità. Beh, certo, usare un modello esemplificativo come campione di riferimento renderebbe il concetto di dozzina meno immediato. È molto più semplice dire che la dozzina è un certo numero di cose. Dozzina vuol dire 12 unità. E lo stesso vale per la mole. Oggi saltiamo questo passaggio e diciamo tout court che la mole è questo mucchio ben preciso di entità. Ed è proprio in quell'incontro epocale di cui abbiamo già parlato nel corso dell'edizione speciale, in cui studiosi di tutto il mondo hanno deciso di passare dal riferimento a prototipi al riferimento a costanti, che la definizione di mole si è trasformata così. La mole è un sistema, cioè una porzione di materia, che contiene esattamente 6.022 per 10 alla 23 entità elementari. Punto. Quindi mole uguale numero, o meglio costante di Avogadro, cioè 6.022 per 10 alla 23 entità. E questa è l'espressione che abbiamo sempre utilizzato in tutti i nostri filmati, perché più immediatamente fruibile nei nostri ripassi concettuali e perché era ormai chiaramente nell'aria l'ipotesi di una redefinizione che saltasse questo passaggio intermedio. E adesso vediamo un'altra domanda. Che cos'è la mole? Un numero di particelle o una massa di particelle? Tutte e due le cose. Come tutti i mucchi, dozzina, risma, anche la mole è composta da singole entità e quindi è un numero che, in questo caso, corrisponde a questo enorme mucchio ben preciso di entità. Ma, come tutti i mucchi, ha anche una massa ed occupa uno spazio. E dunque è come una sorta di giano bifronte che ci consente di pesare per poter contare, perché è proprio grazie a questa massa riconoscibile nel mondo macroscopico che noi riusciamo a identificare questo enorme numero di particelle submicroscopiche che non potremmo mai contare direttamente. Ma non finisce qui, perché, a rigore, per essere più precisi e spiegare bene tutti i concetti relativi alla parola mole, ci servirebbe un giano trifronte. Avete ascoltato bene cosa abbiamo appena detto? La mole, come tutti i mucchi, ha anche una massa e occupa uno spazio. Infatti, estendendo l'ipotesi di Avogadro, è stato dimostrato che questo mucchio particolare di particelle, qualora si tratti di un gas, è anche immediatamente riconoscibile nel mondo macroscopico, perché in queste condizioni di temperatura e di pressione occupa questo particolare spazio o volume ben preciso di litri, qualunque sia il gas in questione. Chiaro? Una mole di qualunque particella è questo mucchio ben preciso di entità base e, se è un gas, occupa questo volume ben definito e poi
Di qualunque particella si tratti, riempie sempre un sacchetto che pesa un numero di grammi uguale al numero di massa relativa della particella in questione. Bene, ed eccoci ad un'altra domanda ancora. Ma la mole è una quantità di materia o una quantità di sostanza? Anche questa è una bella domanda a cui possiamo rispondere così. La materia è tutto quello che ha massa e occupa spazio ed è visibile e percepibile ai nostri sensi. Parliamo invece di sostanza quando ci concentriamo su un tipo di materia che allo stato puro ha composizione e proprietà chimico-fisiche ben definite. E per spiegare cosa significhi questa espressione avere composizione e proprietà chimico-fisiche ben definite, l'insegnante che abbiamo già conosciuto diceva ai suoi studenti così: dovendo scegliere come fare le grondaie per la vostra casa, conviene preferire il rame rispetto al ferro, perché queste due sostanze hanno composizione e caratteristiche chimico-fisiche ben diverse, il che rende il ferro una sostanza molto meno resistente alla corrosione. Ok, dunque. Quindi parliamo di mole come quantità di sostanza perché ci riferiamo ad un tipo di materia con composizione e proprietà chimico-fisiche ben definite che caratterizzano e differenziano tra di loro sostanze quali idrogeno 1, carbonio 12, cloruro di sodio e saccarosio. A questo punto siamo arrivati ad una domanda davvero cruciale, cui ormai dovrebbe essere diventato facile rispondere. E cosa c'entra la mole con l'UMA? C'entra, perché l'UMA è l'unità di massa atomica, cioè il campione di riferimento standard identificato in un nucleone, che vuol dire un protone o un neutrone. È stato adottato per evitare di usare numeri pieni di zeri dopo la virgola, per esprimere le quantità infinitesimali in grammi delle particelle submicroscopiche, che così, invece, vengono molto più facilmente descritte con il numero di nucleoni, i metaforici mattoni, da cui sono composte, e cioè con la loro massa relativa. Ok, allora. Ogni particella nel mondo submicroscopico contiene un certo numero di nucleoni, cioè di UMA, e questo è il suo numero di massa relativa. Ma questo stesso numero espresso in grammi è la massa assoluta del sacchetto che contiene una mole di questa stessa particella. E questo vale, naturalmente, per qualunque particella mi interessi. Davvero geniale! Ecco il passaggio fondamentale che abbiamo ripassato nella parte 5A di questa sintesi dedicata alla mole, consentito dalle folgoranti intuizioni di scienziati che contribuirono ad identificare questo modo davvero ingegnoso per riconoscere nel mondo macroscopico i numeri di particelle submicroscopiche, grazie al collegamento pratico immediato da loro ideato tra due numeri uguali. Non posso sbagliarmi. Il numero di grammi del sacchetto di una particella che devo pesare è lo stesso numero della massa relativa di questa stessa particella. E qui dentro ci sarà quel mucchio di più di 600 triliardi di particelle che chiamiamo mole.
Una massa in grammi, uguale al numero di massa relativa, contiene questo mucchio che chiamiamo mole. Qui, 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 sempre. Formidabile. Ma c'è ancora un'ultima domanda. Che differenza c'è tra mole, numero di Avogadro, grammo molecola e grammo atomo? Nessuna. Abbiamo detto che la mole, guardata da questa parte, è il mucchio che contiene costantemente questo numero ben preciso. E a questo numero è stato attribuito il nome di Avogadro, come riconoscimento per le sue intuizioni geniali che ne sono alla base. Ma abbiamo anche detto che la mole, guardata dall'altra parte, è lo stesso mucchio che pesa un certo numero di grammi. Questo è il sacchetto della massa in grammi della mole che contiene questo numero di unità strutturali. Oggi diciamo così, mentre in passato si diceva questo è il sacchetto della massa in grammi della molecola, grammo molecola, che contiene proprio questo mucchio. Oppure questo è il sacchetto della massa in grammi dell'atomo, grammo atomo, che contiene proprio questo mucchio. Oppure questo è il sacchetto della massa in grammi del composto, grammo formula, che contiene proprio questo mucchio. Ed ecco perché, per evitare di dover usare tutte queste espressioni diverse per esprimere grammi di atomi, grammi di molecole, grammi di formule, eccetera, all'inizio del Novecento si è deciso di introdurre un unico termine, mole, che non per niente deriva dalla parola peso molecolare ed allude in modo esplicito ad entità di dimensioni enormi. Allora, questi sono i grammi della massa di una mole, e cioè i grammi del sacchetto che contiene il numero ben preciso di 6.022 per 10 alla 23 specifiche entità base. Enorme numero cui oggi abbiamo attribuito il nickname di mucchio e che altrove è stato invece soprannominato talpa, giocando sul doppio significato che la parola mole ha in inglese, unità di misura o talpa. Quindi, di fronte a qualunque massa X o Y di una certa sostanza, per esempio il cloruro di sodio, mi basterà calcolare quanti sacchetti di questo ben preciso numero di grammi vi sono contenuti dentro per sapere il numero di unità presenti senza doverle contare. Se qui è contenuto mezzo sacchetto, vuol dire che qui dentro c'è mezza mole e quindi la metà di questo specifico mucchio. E se qui sono contenuti tre di questi sacchetti, vuol dire che qui dentro ci sono tre moli e quindi tre di questi specifici mucchi. E questo mi consentirà di ragionare su tutto le reazioni tra composti diversi, perché attenzione, abbiamo detto che le moli sono mucchi uguali che contengono lo stesso enorme numero di particelle diverse, ma le reazioni chimiche non avvengono tra una mole e un'altra mole, naturalmente. Sono le molecole a reagire tra di loro in combinazioni ben precise e diverse da caso a caso. Ma passando attraverso le moli noi possiamo calcolare e dunque riusciamo a conoscere le quantità di sostanza coinvolte nelle reazioni. Bene, a questo punto io direi
modificando una delle tante immagini che si possono incontrare riferite al genio di Avogadro, che possiamo considerare concluso il ripasso del significato del termine mole nei limiti delle nostre mappe concettuali. E quindi, mentre voi dovete, come sempre, andare ad approfondire l'argomento con passione e curiosità nei testi di specifica competenza, noi ci fermiamo qui. Facendo due ultime considerazioni conclusive. Primo, a cosa ci è servita l'edizione speciale urgente? Beh, prima di tutto a ripassare la differenza tra massa e forza peso. Poi a ricordare che la forza peso è quel tipo particolare di forza di gravità operativa nel mondo macroscopico su masse consistenti come la mela o come il mio corpo in vicinanza della superficie terrestre, mentre nel mondo microscopico, fatto di particelle piccolissime con quantità di massa infinitesimale, prevalgono invece interazioni di tipo diverso, elettromagnetiche e nucleari. Per quanto studi effettuati grazie agli astronauti dimostrino che la gravità esercita comunque effetti su strutture submicroscopiche, quali ad esempio i telomeri dei cromosomi. Ma poi ancora, il ripasso che abbiamo effettuato nel percorso dell'edizione speciale urgente ci è servito soprattutto a prendere atto del fatto che le categorie lessicali del nostro vocabolario abituale purtroppo non ci aiutano a sottolineare queste differenze concettuali. Infatti, noi usiamo il termine bilance per indicare tutti i tipi di strumenti e poi nella categoria dei verbi e degli aggettivi non disponiamo né del verbo massare, tranne che nelle nostre provocazioni intellettuali, né dell'aggettivo massabile, per cui noi diciamo sempre pesare e pesabile, anche quando vogliamo dire che in realtà misuriamo la quantità di massa. Ed ancora, nella categoria dei sostantivi non esiste il termine massata, per cui noi parliamo sempre dei risultati della pesata di un campione, e questo sia nel mondo microscopico che in quello macroscopico, anche se ci sono dappertutto strumenti che misurano direttamente la massa ed altri che la derivano invece indirettamente dalla misurazione del peso. Vedete come può essere importante identificare i problemi lessicali per poter poi chiarire il percorso concettuale. Le parole possono continuare a vivere di vita propria, anche una volta chiarito che non vogliono dire esattamente quello che si credeva. E dunque, facciamocene una ragione, magari usando i nostri traduttori mentali istantanei, ma non confondiamo i concetti di massa e peso, e per partire da un riferimento sicuro, non dimentichiamo che i chilogrammi o sottomultipli come i grammi esprimono sempre la massa, cioè la quantità di materia presente. Questa è la massa assoluta e questa è la massa relativa delle particelle submicroscopiche e non si dovrebbe usare il termine di peso relativo o di peso assoluto, come può invece capitarci di leggere o di sentire. Secondo, e a cosa ci serve questo ripasso
nella nostra pratica clinica quotidiana? Beh, per esempio, a capire quello che c'è scritto sulle soluzioni che infondiamo ai nostri pazienti e poi a fare i bilanci di entrata ed uscita sempre nei nostri pazienti. Perché le moli vengono utilizzate in medicina per esprimere le concentrazioni dei soluti nei liquidi corporei, così come in altre discipline vengono impiegate per quantizzare, ad esempio, la presenza di inquinanti nei terreni, negli alimenti o nell'atmosfera, oppure per poter calcolare quantità di sostanze diverse che reagiscono tra di loro. E la ragione è che anche noi abbiamo bisogno di contare quantità infinitesimali di sostanze presenti nei liquidi corporei e di avere poi un modo per riconoscerle immediatamente nel mondo macroscopico. E per farlo usiamo le moli, o meglio, le millimoli, perché nei liquidi corporei le soluzioni sono così diluite che la concentrazione dei soluti viene espressa in millimoli, e cioè con la millesima parte di una mole. E se una mole di cloruro di sodio è contenuta in una massa di 58.44 grammi, naturalmente la millesima parte di una mole, e cioè una millimole di cloruro di sodio, sarà contenuta nella millesima parte di 58.44 grammi, e cioè in 58.44 milligrammi. Quindi tutti i ragionamenti e i calcoli che abbiamo fatto sulle moli rimangono naturalmente gli stessi, solo che nel contesto dei liquidi corporei parliamo di numeri e di masse mille volte più piccoli. Vediamo un po'. Nella sezione 5A di questa sintesi avevamo immaginato la mole come un mucchio ben preciso di centinaia di triliardi di particelle che ha un modo strepitosamente semplice per farsi identificare nel mondo macroscopico. Si è creato un avatar virtuale con molti sosia immediatamente riconoscibili ad occhio nudo perché sono contenuti in sacchetti che pesano un numero di grammi uguale al numero di nucleoni contenuti nella particella in questione, numero che, come ormai dovremmo sapere a memoria, esprime la massa relativa della particella stessa. Dunque, se abbiamo dato alla mole il nickname di mucchio, adesso potremmo definire la millimole un mucchietto. Ma attenzione, parliamo pur sempre della millesima parte di centinaia di triliardi e quindi di quantità enormi di atomi, molecole, sali ed altri composti presenti nei liquidi del nostro corpo, che non potremmo mai contare direttamente. Ecco perché ci conviene comunque sempre esprimere queste concentrazioni con un sottomultiplo della mole, come proposto dal sistema internazionale, per poter continuare ad usare sempre questo metodo molto comodo, che ci consente di riconoscere ad occhio nudo nel mondo macroscopico proprio questo mucchietto di numeri di entità submicroscopiche. Difatti, una volta verificata qual è la massa relativa della particella in questione, vedi tavola di Mendeleev nel filmato 5A, mi basterà pesare un sacchettino con una massa non più in grammi, ma questa volta in milligrammi, uguale al numero di massa relativo, e dentro questo sacchettino ci sarà il mucchietto di una millimole di quella particella. E questo è proprio il calcolo che noi usiamo sempre. Per esempio, come certamente vi ricordate, nel supplemento C
della quarta parte del capitolo 5, dedicato alla concentrazione dei liquidi corporei, abbiamo detto che, in condizioni fisiologiche, il sale introdotto con la dieta viene allontanato tutto dal rene. E allora ci eravamo chiesti, se con la dieta si introducono 10 grammi di cloruro di sodio, esempio che abbiamo usato per comodità di calcolo, segnalando che è una quantità maggiore di quella raccomandata dalle linee guida, come si fa a verificare se il rene lo elimina davvero tutto? E se nelle urine gli elettroliti sono espressi come millimoli, la domanda diventa: quante millimoli di sodio, di cloro, devo trovare nelle urine delle 24 ore quando il rene allontana i 10 grammi di sale introdotti? In quel filmato, dove la nostra attenzione era concentrata sui meccanismi coinvolti nella poliuria, ci eravamo limitati ad indicare il modo per passare dai milligrammi alle millimoli, anticipando un percorso che poi, in questa sezione specificamente dedicata alle moli, abbiamo approfondito dal punto di vista concettuale. E dunque, adesso, la nostra risposta è ancora più semplice e chiara. Io so che una millimole di cloruro di sodio è un mucchietto costituito dalla millesima parte di poco più di 600 triliardi di molecole di cloruro di sodio e che è contenuto in un sacchettino della massa di circa 58 mg e mezzo. 58.44 mg, come abbiamo scritto qui, oppure 58.5 mg, valore approssimato che avevamo invece utilizzato qui per familiarizzarci con l'idea che dobbiamo essere pronti a trovare entrambi questi numeri nei libri e nei testi. Perciò mi basterà sapere quanti di questi sacchettini virtuali, riempiti ognuno da una millimole di cloruro di sodio, sono contenuti dentro un cucchiaio di 10 grammi di sale. 10 grammi, cioè 10.000 milligrammi, diviso poco più di 58, uguale 170 millimoli di cloruro di sodio. E per sottolineare ancora una volta l'enormità dei numeri di cui stiamo parlando, che rende estremamente utile l'uso dell'unità di misura di moli e sottomultipli per esprimere numeri che non potremmo mai contare direttamente, vi ricordo che 170 millimoli non sono 170 molecole di cloruro di sodio, ma sono 170 sacchettini virtuali riempiti ognuno dalla millesima parte di 600 triliardi di molecole di cloruro di sodio. A questo punto ecco l'ultimo passaggio. Siccome il cloruro di sodio è un composto che si dissocia in soluzione nei due ioni sodio e cloro, io troverò nelle urine non 170 millimoli del sale cloruro di sodio, ma 170 millimoli di sodio e 170 millimoli di cloro, per un totale di 340 millimoli. O piuttosto, nella vita pratica di tutti i giorni, noi troviamo nelle urine 170 millimoli di sodio e poi di solito ci fermiamo lì. E invece di misurare la cloruria, per ragioni pragmatiche, moltiplichiamo la sodiuria per 2, ottenendo così questo stesso valore intorno a 340 millimoli, che è la somma approssimata di sodio più cloro urinari, e corrisponde a 10 grammi di cloruro di sodio allontanati dal rene nell'arco di 24 ore. E lo stesso ragionamento vale, naturalmente, per le soluzioni che infondiamo endovena. Allora,
Sulla fisiologica vedo scritto che è una soluzione allo 0,9% e che contiene 154 millimoli per litro di sodio e di cloro. Vediamo un po'. 0,9% è uguale a 0,9 grammi, cioè 900 mg di cloruro di sodio ogni 100 cc, e quindi 9000 mg, cioè 9 grammi di cloruro di sodio ogni 1000 cc, e dunque in un litro. A questo punto, per sapere quante millimoli di cloruro di sodio sono contenute in un litro di questa soluzione, mi basta dividere questi 9000 mg per i milligrammi del sacchetto virtuale che contiene una millimole di cloruro di sodio, e cioè per 58,44 milligrammi. 9000 diviso 58,44 uguale 154 millimoli di cloruro di sodio, che si dissociano poi in 154 millimoli o mille equivalenti di sodio e di cloro. Naturalmente, lo stesso calcolo può essere effettuato per qualunque altra soluzione io decida di infondere, perché so che mi basterà andare a vedere qual è il valore della massa relativa dell'elettrolita o del composto in questione e trasformarlo in milligrammi per riconoscere il sacchettino che ne contiene una millimole. Per esempio, supponiamo di dover infondere una soluzione di bicarbonato di sodio all'1,4%. Il bicarbonato di sodio è composto dal sodio, che ha una massa relativa di 23, più il bicarbonato, che ha una massa relativa di 61. Quindi il bicarbonato di sodio contiene 23 più 61 uguale 84 UMA, e cioè ha una massa relativa di 84. Questa flebo ha una concentrazione di 1,4 grammi per 100, cioè 1400 mg ogni 100 cc, e dunque 14 grammi, cioè 14.000 mg in 1000 cc, cioè in un litro. Il sacchettino che contiene una millimole di bicarbonato di sodio pesa un numero di milligrammi uguale al numero di massa relativa, e cioè 84 milligrammi, e perciò 14.000 milligrammi di bicarbonato di sodio contenuti in un litro diviso 84 mg uguale 166,6, approssimato a 167 millimoli di bicarbonato di sodio, che si dissoceranno in 167 millimoli o 1000 equivalenti di bicarbonato e 167 millimoli o 1000 equivalenti di sodio. Se infondo ringer acetato o ringer lattato, vedo che contengono sodio come somma di due composti. Sodio cloruro più sodio acetato, qui, o sodio cloruro più sodio lattato, qui. Ed anche in questo caso troverò sulla flebo la quantità in grammi di ogni composto presente in un litro di soluzione e la concentrazione finale di sodio, cloro e bicarbonato prodotto dal metabolismo di acetato e lattato. Ed anche in questo caso il passaggio è fatto sempre semplicemente dividendo i milligrammi totali del composto presente in un litro per i milligrammi del sacchettino che contiene una millimole di quello stesso composto. Vogliamo provare a fare i calcoli almeno per il sodio? In un litro di ringer acetato ci sono
6 grammi di cloruro di sodio più 4 grammi di acetato di sodio triidrato. Sappiamo già che il sacchettino che contiene una millimole di cloruro di sodio pesa 58,44 mg. E dunque, dentro 6.000 mg di cloruro di sodio sono contenuti 6.000 diviso 58,44 uguale 102 sacchettini che contengono una millimole di cloruro di sodio, il che significa che in questi 6 grammi ci sono 102 millimoli del sale cloruro di sodio, che si dissocerà poi in soluzione in 102 millimoli o milliequivalenti di sodio più 102 millimoli dell'anione cloro corrispondente. A questo punto io guardo qual è la massa relativa dell'acetato di sodio triidrato. Acetato, poco più di 59, più sodio, 23, più 3 molecole di acqua, 18 per 3, cioè 54, uguale in tutto 136. Se 136 è la massa relativa, 136 sarà anche il numero di milligrammi del sacchettino che contiene una millimole di acetato di sodio triidrato. Quindi, dentro i 4.000 milligrammi di acetato di sodio triidrato presenti in questa soluzione sono compresi 4.000 diviso 136 uguale un numero arrotondato di 29 sacchettini che contengono ognuno una millimole di acetato di sodio triidrato, il che significa che in questi 4 grammi ci sono 29 millimoli del sale acetato di sodio, che si dissoceranno poi in soluzione in 29 millimoli o milliequivalenti di sodio più le stesse millimoli dell'anione acetato corrispondente. Perciò la somma finale della concentrazione di sodio presente sarà 102 più 29, e cioè circa 131 millimoli o milliequivalenti di sodio, arrotondati a 132. E questo è difatti il numero scritto sulla fleboe, cioè è la concentrazione di sodio presente nella soluzione che stiamo per infondere. Stop. E adesso potete andare avanti da soli e fare voi le prove dei calcoli con tutti gli altri elettroliti presenti e magari su tutte le altre flebo che utilizzerete. Ok, allora, io direi che potremmo costruirci una utile tabellina da conservare nel nostro livre de poche e facile da consultare nei momenti di necessità, che esprima la corrispondenza tra milligrammi e millimoli di elettroliti e di composti diversi, sapendo che con gli occhi della mente questa corrispondenza va vista così. Questi milligrammi sono la massa del sacchettino che contiene il mucchietto di una millimole, cioè la millesima parte di centinaia di triliardi di quell'elettrolito, di quel composto. Sodio, cloro, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, acetato di sodio, lattato di sodio, eccetera, eccetera, eccetera. Tra questi eccetera è compreso anche il calcio, ed è opportuno che gli dedichiamo qualche minuto, perché mi è capitato spesso di percepire un vago imbarazzo quando ci si avvicina al calcio. Milligrammi, millimoli,
1000 equivalenti, frazione ionizzata, componente legata, aiuto. Ecco un'altra ragione per cui può esserci utile il ripasso che abbiamo fatto sulle moli, proprio perché ci è servito per rinfrescare i rapporti tra le differenti unità di misura che possiamo incontrare nella vita di tutti i giorni. Una delle nostre tante provocazioni intellettuali utilizzate nei filmati è stata proprio quella di usare tabelle come queste, con i soluti presenti nei liquidi corporei espressi in tanti modi diversi, e poi, tappa dopo tappa, rivederne le corrispondenze. Allora, la prima cosa da ricordare è che queste diverse definizioni esprimono concetti diversi. Mole, come il suo sottomultiplo millimole, è una definizione descrittiva che esprime solo la quantità di sostanza, cioè il numero di soluti disciolti in quella soluzione, cioè la concentrazione delle particelle presenti, mentre equivalente, come il suo sottomultiplo milliequivalente, è una definizione funzionale che esprime la potenza chimica di una particella e dunque la sua capacità di legarsi chimicamente ad altre particelle grazie alle sue cariche elettriche. Per gli ioni monovalenti, come ed esempio il sodio ed il potassio, una millimole corrisponde ad un milliequivalente, mentre per gli ioni bivalenti, come ad esempio il calcio, una millimole corrisponde a due milliequivalenti, perché questo mucchietto di atomi calcio esprime la potenza chimica di due cariche elettriche e perciò si combinerà con una quantità di sostanza dotata di due cariche elettriche antagoniste. Il calcio è un atomo con 20 protoni, 20 neutroni e 20 elettroni e dunque ha un numero di nucleoni uguale a 40, e cioè una massa relativa di 40. Perciò una millimole di atomi di calcio si trova dentro un sacchettino che pesa 40 mg. E una millimole di atomi di calcio, essendo il calcio un ione bivalente, corrisponde a 2 milliequivalenti di calcio. Ed infine, dal momento che nel sangue il calcio è anche in parte legato alle proteine, possiamo trovare i valori di calcio come totale oppure ionizzato, ed in entrambi i casi possiamo vederli espressi come milligrammi decilitro, millimoli per litro o milliequivalenti per litro. Bene, e adesso non pensate che non mi sia accorto della vostra, direi, ben percepibile irritazione per il fatto che oggi ci siamo limitati al ripasso tra millimoli e milliequivalenti e millimoli e milligrammi, senza dire una sola parola sulla corrispondenza tra millimoli e milliosmoli. Eppure, nel supplemento C della quarta parte del capitolo 5, quando ragionavamo sul modo per capire se il rene allontana tutto il sodio introdotto, abbiamo invece sempre usato il termine di milliosmoli nelle urine, mentre oggi non ne abbiamo assolutamente parlato. E poi, anche sulle flebo, oltre ai dati espressi in millimoli e milliequivalenti che abbiamo appena commentato, ci sono sempre anche i numeri relativi alla osmolarità di quella soluzione. Ma oggi non li abbiamo neanche presi in considerazione, come
se non ci fossero neppure scritti. E già, proprio così. E non è stato assolutamente casuale. Ed è proprio qui che oggi ci fermiamo, perché sappiamo benissimo che la corrispondenza tra molarità e osmolarità apre un percorso articolato e complesso in un contesto incandescente già più volte affrontato e che rivedremo ancora una volta, non adesso, ma nella prossima parte, numero 6, di questo percorso finale di sintesi dei concetti ripassati in questo lungo capitolo. E se pensate di obiettare, ma come? Ci voleva quasi un'ora di ripasso della mole per fare i conti di quanto sodio c'è nella fisiologica? Vi ricordo che Einstein sosteneva che non si può dire di avere veramente capito qualcosa fino a quando non si è in grado di spiegarlo a cena ai nonni. E adesso davvero, arrivederci alla prossima sesta puntata di questa sintesi dedicata alla storia delle parole osmolarità e osmoli.